Buongiorno a tutti, mi chiamo Giovanni Bortoluzzi e con questo video voglio parlarvi della tecnica Hargera, o meglio, Hargera. Si tratta di una tecnica di origine tuvina che si può trovare anche in Sardegna. Dunque, non è una tecnica rischiosa, a meno che siate consapevoli sempre di quello che state facendo, quindi se sentite fastidio o peggio dolore, abbiate cura della vostra voce, quindi di fermarvi. Solitamente è una tecnica che richiede un po' di tempo prima di essere consolidata dal proprio apparato fonatorio. I tempi sono più o meno lunghi, possono variare da una settimana a un mese, due mesi. L'importante è non esagerare con la pratica. Quotidianamente il massimo consigliato è un 5-10 minuti. Allora, per iniziare, immaginate di spingere un peso con le vostre mani, va bene, anche un muro, insomma, una porta che non si apre, perfetta in questi casi. Quindi abbinando questo movimento, possibilmente frontale, così, schiaritevi la voce, come quando, adesso sto per fare un discorso molto serio e importante, ma l'emozione mi fa fare questo suono. A bocca chiusa è più semplice. Cercate di percepire la vibrazione. Non è così forte, non si muove così tanto questa parte qui della gola. È un errore che può essere comune, anzi almeno un paio di errori molto frequenti sono questi. Il primo è il vocal fry, che è un'altra cosa. Questo è vocal fry. Sentite una leggera vibrazione sul pomo d'Adamo. Ci potete anche parlare, non va benissimo per le corde vocali. Altro errore che potreste fare è di muovere eccessivamente il palato, quindi questo non è Hargera. Se vi toccate qui con le mani sentite un certo tumulto, un certo movimento abbastanza accentuato che sta a indicarvi che non è la tecnica giusta. E anche con il vocal fry, anche se molto meno con il vocal fry. Quando fate il Hargera corretto, sentite una vibrazione aggiuntiva a quella prodotta dalle corde vocali. Infatti il Hargera, così come su basso sardo, sono generate dalle false corde vocali, che sono praticamente due buttafuori, chiamiamoli così, posti sopra le corde vocali. Queste false corde hanno la funzione di proteggerci quando ci va di traverso qualcosa, quindi con la spinta dell'aria che arriva dai polmoni queste false corde si muovono e, come in un flipper, espellono qualsiasi cosa, insomma, che vi sia andata accidentalmente di traverso. Ecco, con questa tecnica si può richiamare questa vibrazione. E la sentite, come dicevo, con un forte volume, molto molto più forte rispetto al vocal fry. Sperimentate anche varie note, varie fondamentali, fino a trovare quella più congeniale per voi. Se ottenete un'ottava di range è già tanto, quindi comunque sempre con calma, datevi veramente del tempo. Un esempio con cui potete trovare la vostra nota fondamentale è annuire. Ad esempio, non so, state capendo quello che sto dicendo, il video vi piace, è un casino, non si capisce niente di quello che vi dico. Ecco, circa questa. Andate su e giù finché trovate quella più comoda, quella che inizialmente non vi fa tossire, perché all'inizio si tossirà abbastanza. C'è però la vostra frequenza, vostra personale, che non vi farà tossire nella maggior parte dei casi. In aggiunta potreste abbinare le vocali oppure gli armonici.
Ecco, due parole sugli armonici, suoni matematicamente perfetti che derivano dalla serie armonica e co costituiscono la materia prima di qualsiasi suono. Sono producibili con un passaggio molto 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 lento dalla vocale U alla vocale I. Attenzione perché la vocale U non è la vocale che intendiamo noi qui in Italia, insomma, quindi U. È una vocale più alla francese o alla tedesca di Über. Quindi U è molto più stretta, molto più con una minore escursione della mascella, dice, della mandibola. La I è la stessa cosa, la I stretta, quindi più francese, quindi I. Questo movimento, questo passaggio abbinato alla tecnica del suo cordale Hargera. Divertitevi e andateci piano con la pratica, mi raccomando.